ricordiamo che era stato nominato l'erede di Buffon quando era Udine. Non ci dimentichiamo che ha rifiutato un trasferimento all'Atletico Madrid per continuare gli studi con ciò. Dopo ha avuto un po' di appannamento, lo Spezia lo ha rilanciato e lui ha confermato quelle doti importanti che si hanno viste in passato. Adesso si passa alla difesa con anche l'infortunato Marchizza, alle sue spalle arriva pure Capradossi, però ad aprire il corteo è stato il numero 2, Vignali, Spezzino, cuore di Spezia, decisivo 30 secondi dalla fine del campionato. Hai detto benissimo, si è trovato a fare quella diagonale strettissima su Ardemagni e lo ha anticipato, se no Ardemagni colpiva a un metro dalla porta. Hai parlato di Marchizza e Capradossi, due giocatori, due assenze importantissime per questa squadra, anche se chi ha giocato a posto loro ha fatto molto bene. Insomma, sono giocatori che hanno dato qualcosa in più. Quando vinci un campionato vuol dire che hai dato qualcosa in più rispetto agli altri. A prendersi un'altra promozione vitale, e prima di lui è arrivato Salva Ferrer, a proposito di giocatori sorpresa di questa annata. Sì, Ferrer davvero, non lo conoscevo tantissimo, mi ha sorpreso. Se vogliamo parlare di vitale, forse oggi c'erano due degli esterni che crossano meglio in assoluto, da una parte Beghetto e dall'altra parte Vitale, due giocatori che hanno un piede buonissimo. Parliamo di chi ha vinto, giocatore importante, giocatore di personalità. Se tu poi vai a vedere alla fine chi vince i campionati, rigira e rigira, sono sempre gli stessi. E poi il momento del reparto del centrocampo, un centrocampo di altissima qualità, aperto per questioni di ordine di numero da Mora, che aggiunge un'altra medaglia alla sua carriera. Però a proposito di Spezzini, maggiore la Serie A la può fare. Maggiore la Serie A la può fare, Ricci oggi ha fatto una partita importantissima, più quasi sotto l'aspetto di interdizione che sotto quello di costruire il gioco, perché era messo sempre con una marcatura stretta di Rodien, però giocatore importantissimo. E poi l'attacco con Galavino, con Giasi, con Enzola, allora, tipo, un attacco, guarda, devastante per tanti aspetti, governato da Italiano. Galavino l'ha già fatta, però Giasi e Enzola possono farla per questioni anche atletiche, devono migliorare secondo me ancora tanto sui movimenti, perché tante volte si muovono in modo impreciso, però sono tre attaccanti che la Serie A, non ci dimentichiamo che lo Spezia farà una Serie A per salvarsi e perciò ci possono stare. Tutto questo gruppo costruito da Angelozzi e plasmato da Italiano, che per la cronaca prende la terza promozione di fila in 3 anni dopo l'Arzignano e Trapani, CBA con lo Spezia. Beh, guarda, i numeri non mentono mai, parliamo di un allenatore che ha un calcio propositivo nel sangue, vuol sempre giocare all'attacco, possesso palla, oggi gli è mancato perché ha fatto una grossissima partita al Frosinone, però Italiano bisogna fargli tanto di cappello perché è grandissimo giocatore ed è sta iniziando una grandissima carriera da calcio, da allenatore, perché 3 promozioni di fila non è da tutti. È la seconda promozione ai playoff per Italiano, in Serie D c'era andato vincendo direttamente il campionato, in Serie C volevo dire. Italiano protetto da una società forte, solida, perché ripetiamo, lo Spezia a inizio ottobre dopo 7 partite aveva 4 punti. 4 punti, stato bravissima la società a tenere duro e questa è la dimostrazione che quando tu vuoi costruire qualcosa di importante ci vuole tempo. Tanto di cappello al direttore Angelozzi perché ancora una volta ha vinto un campionato e ancora una volta ha costruito e ha scelto l'allenatore e i giocatori giusti. E ancora cosa più attenzione, difficile. Attenzione, Terzi, è il momento di alzare la coppa al cielo, è il momento in cui Spezia apre gli occhi e scopre di essere in Serie A. L'inno dello Spezia non si fa, si è fatta e ti ripeto meritatamente, vista l'arco del campionato. Oggi il Frosinone aveva qualcosa in più, l'esperienza sicuramente, la tensione nervosa ha giocato un brutto scherzo allo Spezia che si poteva anche immaginare perché aveva pochi giocatori abituati a questo tipo di partite, il Frosinone ne aveva molti di più. Ce la godiamo la festa dello Spezia. Tanto già lo so che l'anno prossimo gioco all'Olimpico. Giustamente, soddisfazione, sai. Qua c'è il risultato di un anno di sacrifici, un anno di lavoro, tutti insieme.
hanno sofferto, alla fine hanno saputo soffrire, e questo è il segno importante per la Serie A. Ci sarà da aggiustare qualcosa, però l'intelaiatura c'è. Ci sarà da capire soprattutto se resta italiano, perché lo sappiamo perfettamente, era il mirino del Genoa da tanto tempo, Genoa che però si sta anche preservando da un possibile no. Bisognerà capire soprattutto se dopo queste emozioni ce la farà a lasciare questa città. E adesso Terzi, qui dal gruppo, coppa in mano con Italiano nella mano, nell'angolo di stadio tra ferrovia e tribuna opposta, dove ci sono ancora i tifosi che hanno fatto la loro parte a distanza questa sera. Non ci dimentichiamo che poi Italiano ha ancora un anno di contratto con lo Spezia, perciò bisogna vedere cosa decide di fare. Vanno oltre, vanno definitivamente a consegnare la coppa ai tifosi della ferrovia. Davvero difficile da contenere l'entusiasmo da una parte e dall'altra, con questa rete che separerà ancora per poco giocatori e popolo spezzino, perché questa sera non dorme nessuno. Ma hanno aspettato talmente tanto che penso i festeggiamenti andranno avanti fino a notte fonda, se non una mattina inoltrata, ma penso meritati, perché ti ripeto, fortunatamente ci sono passato qualche volta. I sacrifici che fai durante l'anno sono ovviamente ripagati, anzi non solo i giocatori ma anche i tifosi, no? Perché non ci dimentichiamo che è una parte importante del nostro mondo, gente che va in giro tutta la settimana, la fine settimana, perciò tutti contenti, festeggeranno tutti assieme dopo un anno di sacrifici.